Corbara mantiene sempre in isolamento i soliti nuclei familiari assistiti dall'amministrazione, che nel frattempo si sta organizzando anche per l'assistenza alimentare. Sindaco e parroco consegneranno poi pacchi alimentari casa per casa nei vari borghi della città. Ed in più l'amministrazione si sta attrezzando anche per l'utilizzo delle somme che perverranno dallo Stato per giungere ad una giusta ed equa suddivisione fra i nuclei che ne potranno godere. Anche a San Marzano l'amministrazione sta lavorando per la prossima ripartizione dei fondi che arriveranno nei prossimi giorni e che serviranno ad approvvigionare le famiglie bisognose di generi di prima necessità. Sul piano sanitario, fortunatamente, non ci sono novità negative. La cittadina sta vivendo il momento in tranquillità e ad oggi il sindaco Cosimo Annunziata non ha grosse preoccupazioni in merito al rispetto delle leggi e dei decreti emanati in questi giorni, forte anche del fatto che il comando di polizia urbana è fortemente presente sul territorio con interventi e con la presenza costante per le strade della cittadina. Rimangono 8 i contagiati divisi in 3 nuclei familiari, fortunatamente, e l'amministrazione è già pronta a distribuire i voucher dei fondi statali in quanto ha già approntato quanto necessitava per la distribuzione che avverrà da qui a qualche giorno. Tramonti ha vissuto nella serata di ieri una spruzzata di neve sulle cime dei monti circostanti, mentre stamattina il sole e l'aria frizzante ha creato qualche problema di troppe presenze per le strade del territorio e per cui l'invito del sindaco è e rimane di restare in casa e non uscire per le strade della cittadina. Gli isolamenti di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi esistenti a Tramonti sono calati da circa 80, sono oggi solo 30. Ma parliamo sempre di cittadini provenienti da altre province, anche calde, ma che fortunatamente non erano contagiati, ma tenute in isolamento precauzionale. Per quanto attiene i contributi statali, si sta effettuando uno screening fra le attività commerciali disponibili ed egualmente per gli aventi diritto che dovranno farne richiesta previo un modulo da compilare fornito dal Comune. A Sant'Egidio del Montalbino ancora una volta i casi di contagio sono saliti a 14, in quanto ai 13 contagiati in isolamento si è aggiunto un altro contagiato nelle ultime ore, un uomo di circa 60 anni, già fortunatamente ospedalizzato. Peraltro tutto prosegue come sempre, anche se il sindaco lancia il solito messaggio di stare in casa e non per strada, se si vuole uscire dalla epidemia quanto prima. Intanto si stanno approntando anche gli atti per la distribuzione del contributo statale che sarà attivo, si fa il possibile per i prossimi giorni. Sono sempre 4 i contagiati a San Valentino Torio, erano 5 ma purtroppo uno è venuto meno. Sono in isolamento i 4 e sono assistiti. Il sindaco e la sua squadra stanno lavorando per approntare tutti gli atti per la distribuzione ai cittadini. E il problema sociale, ha detto il sindaco stianese, che è presidente della provincia, la preoccupazione successiva alla pandemia, preoccupazione espressa da tutti i sindaci anche, che si rendono conto delle difficoltà che si stanno vivendo oggi e che si acuiranno sicuramente successivamente, perché già da oggi molte sono le attività in difficoltà, per cui molti rimarranno, si presume, senza lavoro e senza sostentamento, che proviene da una idea di una funzionaria di un comune dell'Agro
che vorrebbe stemperare un poco la paura e la necessità di non toccarsi. Per cui da stamane lanciamo la proposta del bacio e dell'abbraccio sospeso, che mi dovrai, allorché sarà superato questo momento che è difficoltoso nei rapporti. Ed allora, da oggi, ciao, con un bacio sospeso che spero si possa scambiare quanto prima.